Questo sono io. Ah, sì. Questo qui sono io. Che classe, ragazzi. Guarda, guarda, Gianfranco. Guarda, c'è la vita. Che classe. Chi ha meglio la mia? Sì, io. Parlo italiano, io non all'estero. Quindi. All'estero, quindi. Io tengo 27 anni, so assai, cioè se comincio mo non lo sappiamo dove andiamo a finire. Ma tu che vuoi da me esattamente? Cioè perché, che vuoi sapere esattamente? Perché sei venuto qua in luce e cose? Ma la prima curiosità è sapere chi sei. Io sono quella là, vedi, sono nel manifesto. E altre, qualche altra cosa che forse ti dico e forse non ti dico, dipende da te. Se dovessi parlare di me, a che cosa comincerei? Da... non lo so, da una cosa che mi ricordo di tanto tempo fa. Poi la gente si meraviglia di come uno si ricorda, come io mi ricordo di cose successe tantissimo tempo fa, quando avevo 3 anni. E invece me ne ricordo benissimo. Ed è stata la prima volta in cui mi ricordo di aver visto la mia immagine in uno specchio. Cioè di essermi riconosciuta in uno specchio. Mi sono guardata nello specchio e mi sono... ho messo le mani sulla testa e mi sono alzata sulle punte dei piedi. E poi ho chiamato mio padre e ho cominciato a rompergli le scatole, che volevo assolutamente un vestito, un tutù, e che volevo ballare. E così loro, mio padre si è convinto e mi ha comprato un tutù bellissimo, di quelli bianchi, così con tutto un grappoletto di fiorellini qui da un lato. Poi mi hanno portato alla scuola di ballo e non mi hanno preso, perché ero troppo piccola, 3 anni, e così ho dovuto aspettare altri 2 anni. E poi a 5 anni ho cominciato a... per la prima volta mi sono trovata su un palcoscenico. Come mai ti ricordi, ti viene in mente questa cosa subito? Perché poi da questo, tutto quello che ho fatto dopo si è sviluppato da questo fatto qui. Da quando mi sono trovata sul palcoscenico per la prima volta. È stata una cosa... è stata una cosa così forte, insomma, così... un'emozione così bella che poi me la sono voluta portare appresso per tutto il resto della mia vita. E infatti, vuol dire, sempre su un palcoscenico sto, insomma, ancora lì sto. Tu mi hai parlato di uno specchio. Lo specchio che valore aveva in quel momento? Cioè, mi sono vista. E forse ho deciso che volevo che la gente mi vedesse. Capito? Può darsi, non lo so, anche perché è una cosa che mi viene in mente adesso, insomma. Volevo che la gente mi vedesse e quindi fare una cosa per cui potevo mostrarmi. E quindi ho cominciato, ho fatto ballerina, poi l'attrice, poi cantante, insomma, quello che sto facendo adesso. Dove sei nata, Teresa? A Napoli, a Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. E sei sempre vissuta a Napoli? No, sono nata a Napoli e sono vissuta a Cava dei Tirreni, che è una cittadina tra Napoli e Salerno. E poi adesso dal 73 sto a Roma. Questa è la tua famiglia, è napoletana? La mia famiglia no. Mio padre è di Cava dei Tirreni, mia madre è di Salerno.
con mia madre di origine americana, perché mia nonna, la famiglia di mia nonna sono americani, per cui invece mio padre ricava dei terreni. Sono forti queste radici, diciamo, meridionali, napoletane in particolare in te? Aspita, sono la cosa più forte, insomma. Probabilmente sono quelle che mi hanno fatto fare le scelte più importanti della mia vita, insomma. Anzi, sicuramente, non a caso, voglio dire, io adesso faccio la cantante e canto in napoletano, non è, insomma, non è un caso, è proprio un'esigenza, insomma. Ma vorrei vestire me, ne vorrei sci. Stanotte è così dolce l'aria. E questo calore non si può dormire. Che smania mi ha pigliato e cammina. Meglio così, suona non va venire. Meglio così, vaga a cercare. Qualcuno che mi fa parlare. Piano forte voce mi pare sentire. Da una finestra aperta bene. Sostunate note non sa cantare. E non motive tanto tempo fa. Meglio così, grida stinata stonata. Meglio così, fatta sentire. Tanta nottata da passare. Tanta nottata da freni. Qualcuno che la vada a fare, tanta nottata da passare. Che tipo di famiglia avete alle spalle tu e Teresa? È una famiglia che ha subito un mutamento, perché quando eravamo bambine c'era un padre, una madre, due figli. Poi nel corso degli anni il mutamento è stato che mia madre si è sposata con un altro uomo e mio padre con un'altra donna, quindi adesso in realtà avrei due padri e due madri, insomma. Comunque, quindi, per famiglia, insomma, è difficile dire. La mia famiglia, io mi ricordo una cosa della mia famiglia, mi ricordo che a un certo punto eravamo una famiglia abbastanza numerosa, pur essendo nell'ambito di un padre, una madre e due figlie, però c'era, al seguito, c'era una donna di servizio che viveva con noi, mia nonna che viveva in famiglia con noi, poi c'era mio padre, mia madre, mia sorella, io e i rispettivi amici che poi affollavano la casa, insomma, e via dicendo, parenti, così. Nel giro di 15 giorni che io mi ricordo, cioè questa è una cosa molto buffa, dunque c'è stato mio padre che se n'è andato di casa, è andato via,
cioè sono separati mio padre e mia madre. Mia sorella è andata a vivere a Roma. Mia nonna è andata a vivere in albergo. La cameriera si è licenziata. Quindi ci siamo trovate io e mia madre, improvvisamente, così a capotavolo, un lungo tavolo rettangolare, a guardarci in faccia così. Questo mi ricordo, io non ricordo esattamente che età avevo, però avrò avuto forse 13 anni, non so. Ricordo questa cosa buffa di un cambiamento improvviso proprio, totale della mia vita. Non lo ricordo assolutamente con dolore questo, però lo ricordo come una cosa molto... molto strana, improvvisamente era cambiato tutto. In realtà io ho uno strano carattere, mi abituo, insomma, cioè mi sembra tutto, faccio l'abitudine a tutto, non mi meraviglio mai di niente. Neanche che squilla il telefono. Rispondo. Pronto? Ciao, senti, in questo momento io ho una macchina da presa puntata sulla faccia e sto... Sto facendo un'intervista. E da dove chiami tu? Dov'è che mi puoi chiamare tra sono le 5 meno 10, mi puoi chiamare tra un'ora? Va bene? Ciao. Il classico dei provini per un'attrice. Sì. Ho fatto malissimo questa volta. C'è un momento preciso che tu ti ricordi nel quale davvero hai deciso di fare questa professione? Sì, mi ricordo una notte di Capodanno, 7 anni fa a Roma, dopo aver vagato per diversi mesi, insomma, in questa città, così alla ricerca di un'identità. Alla ricerca apparente di una identità, questa notte di Capodanno che ho passato da sola, mi sono detta proprio, me lo sono detto, che dovevo accettare questa mia tendenza segreta, perché era segreta, insomma, era inconfessata di fare l'attrice. Cioè, in realtà c'era un certo pudore verso me stessa ad ammettere che volevo fare questo lavoro. Quindi questa notte di Capodanno io ho deciso questo e mi sono veramente detta quasi ad alta voce, insomma, che dal giorno successivo io avrei detto a chiunque me lo chiedesse che il mio mestiere era quello dell'attrice. Hai usato la parola pudore, perché? Sì. Perché io sono una che fa l'attrice, ma sono anche una persona piena di pudori, insomma, sono piena di pudori, non sono una che fa l'attrice facilmente, insomma, anche recitare per me è una cosa che mi fa fatica, mi fa proprio fatica, insomma, ho un grosso pudore a recitare, non mi sento, non è facile per me fare un personaggio, insomma, mi sento tutte le volte che inizio a lavorare come una persona qualunque presa dalla strada e costretta per un motivo arcano a dover interpretare un ruolo diverso da se stessa, o comunque anche se stessi, ma a doverlo fare, a doversi riprodurre davanti a una macchina da presa. Per me, al contrario di quello che forse credono le persone, per me è molto difficile recitare, insomma, non è affatto una cosa che mi viene spontanea, mi fa una difficoltà terribile e poi lo faccio. Beh, è difficile capire perché mi impongo questa violenza, perché è una violenza, è una violenza di cui ho bisogno, evidentemente. Te lo sarei chiesto? Sì. Hai usato parole grosse, estreme, violenza su te stessa, cioè evidentemente ti sarei chiesto perché hai fatto questa scelta. Mi faccio questa violenza perché evidentemente io così come sono non mi annoio, insomma, cioè la mia persona mi annoia, vedermi sempre così come sono mi annoia, quindi ho bisogno di cambiare, ho bisogno di cambiare personaggio, o probabilmente perché ci sono tanti personaggi dentro di me e ho bisogno di dar vita a tutti, insomma, in momenti diversi della mia vita. Infatti, in un certo senso, io sto bene quando recito, nel senso che con tutta la violenza di cui ti parlo, che opero su di me, comunque per me recitare è la condizione migliore di vita. Cioè, preferisco recitare che vivere, nel senso che recito...
quando recito comunque sto meglio che quando vivo al di fuori di un personaggio. Poi soffro in tutti e due i casi, ma figurati quando non recito, insomma. Quando non recito ci sono tutti questi personaggi che premono dentro di me e la persona che ne viene fuori è una persona estremamente confusa, insomma, estremamente contraddittoria. E vivere così in preda di tutte queste contraddizioni non è una cosa piacevole. Due e due, 16 prima. Non mi ingiaccare. Deve essere magico, non dire ingiaccare. Senti, senti. Quello va sulla bocca. Scusa, anche a fare tutto. Sì, ce ne abbiamo. Dai. No, questi momento, di no, è lei che... Dai, fammi. Basta! No, credo che Infatti così si vede tutto il mio disappunto. Ah, sì, figurati. Tutta la gente dice, visto? Lei sono impallata. Lei non lo doveva fare, perché lei è intelligente. Chissà chi sarà, che lei ha fatto fare. Tutti dicono che tutti gli spettatori... Ragazzi, non mi piace, mia sorella... E non ci vede. In palla, scusatemi. Non ci vega. Come ci pentiremo di tutto ciò? Io già l'ho pentita. Dai, è venuta benissimo. Come sto? Com'è stata la tua infanzia? Un po' noiosa. Mi ricordo soprattutto quando andava via la luce la notte, c'erano delle ombre sui muri, pioveva, a Cavri Tirreni, insomma, l'elettricità non era proprio una cosa, insomma, non c'aveva questa solidità, appena pioveva andava via la luce. E mi ricordo questo soprattutto. È stata un'infanzia normale, voglio dire, non ho avuto genitori che mi hanno picchiato, mia madre non mi ha seviziato, non ho avuto traumi grossi, qualcuno forse piccolo, non lo so. Giocavo con mia sorella, normale, un'infanzia credo normale. Tua sorella? Giocavi con tua sorella? Cioè, che tipo di giochi? Hai coinvolto anche lei in questa tua... Sì, sì, coinvolto in maniera spietata. Facevamo un gioco. Facevamo un gioco che noi avevamo intitolato Le due sorelle. E che consisteva esattamente in questo. C'era la specchiera in camera di mia madre, grande. E noi, una di noi due, sì, con scialli, vestiti, come tutte le ragazzine, insomma, si travestono con le sottane della mamma, insomma, ci mettevamo davanti a questo, una delle due si metteva davanti allo specchio e cominciava a fare a recitare, a fare con un bozzetto qualche cosa. L'altra arrivava, dava uno spintone all'altra e diceva no, sono io, ecco. E questo è un gioco cretino che però a noi ci divertiva moltissimo. E forse questo gioco qua è stato una cosa, poi si è sviluppato, non lo so, è passato dal gioco, è uscito dallo specchio, è diventata quello che facciamo, anche se però non ci diamo nessuno spintone adesso. L'amore fraterno è una cosa molto... Non esistono, secondo me, rapporti tra fratelli che non abbiano problematica. Cioè, il fatto stesso di essere figli dello stesso padre e della stessa madre, cioè costretti fin dall'infanzia, obbligati a dover dividere in due o in più persone il primo bene, che è quello di un bambino, cioè quello dell'affetto dei genitori, già è un fatto che ti mette in una condizione di competizione, di rivalità naturale. Quindi l'amore fraterno di cui tanto si parla, si vagheggia come di una cosa bellissima, al di fuori, al di sopra delle competizioni quotidiane, è quanto di più sbagliato esista, perché forse la competizione tra fratelli è un fatto quasi naturale, ancestrale, perché la prima cosa che tu sei costretto a difendere è l'affetto di papà e mamma, insomma, dei genitori, quindi la devi difendere, la devi contendere a un'altra persona o a più persone. In questo caso, nel caso di due fratelli soli, o di due sorelle soli, o di un fratello e di una sorella, secondo me la competizione è ancora più accentuata, perché si è in due, uno di fronte all'altro, a doversi contendere questo bene, insomma, prezioso. Beh, all'interno di questo ti ha segnato il fatto di essere seconda? Ma
io veramente, si racconta a casa mia che mia sorella, cioè mia sorella mi aveva incartato in una busta di plastica e mi voleva spedire a Gesù Bambino, quindi credo che i problemi forse fossero più suoi. D'altra parte, appunto, pare che sia la prima a soffrire, il primo figlio a soffrire di più, quindi credo che anche secondo la psicoanalisi più spicciola dovrebbe essere il primo quello a soffrire di più. No, io non ricordo di aver avuto questi problemi, insomma. Ne parlo per amore di onestà, nel senso che credo che ci siano inconsciamente questi problemi, ma io non li vivo così, non mi sembra di viverli, insomma, né adesso né da bambina ricordo di averli vissuti questi problemi. Però lei mi stava spedendo a Gesù Bambino, ecco. Com'è Giuliana? Bella, dura. Quasi insopportabile. Cioè quasi nessuno, insomma, la sopporta, soprattutto quelli che la conoscono in maniera superficiale. È molto, appare perlomeno molto discisa. E aggressiva. Sì, lo dicono tutti, sono costretta a riconoscermi ormai, insomma. Non vorrei essere così, ma lo dicono tutti che sono così, perché evidentemente il lato che preferisco che venga fuori di me è questo, che preferisco, razionalmente non lo preferisco per niente, ma sembro dura e aggressiva, ma io mi sento così dolce, mi sento così remissiva come persona, invece dicono così di me. Mi dispiace molto, ma si vede che se lo dicono, ormai sono tanti anni che lo sento dire, non posso pensare di essere vittima di un'ingiustizia, insomma, probabilmente è vero, un lato di me è anche così, però dentro io sento di essere una persona molto dolce. Tu sai chi sei? Tu sai chi sei? Chi sei? Certo che so chi sono. Sono quello che faccio e quello che dico. E poi subito dopo un'altra. Meno male, purtroppo, fortunatamente. Ti piaci? Alcune di me mi piacciono molto. Altre di meno, però, io direi. La parte che ti piace di più? La parte che mi piace di più è quella... La parte che mi piace di più è, per esempio, quando faccio delle cose... Quando sono su un palco, quando canto. Sì, quella è in assoluto. In assoluto. Quando sto su un palco, quando faccio musica, insomma, quando canto. E anche perché, voglio dire, per me, per quello che faccio, è molto importante il rapporto con la gente, il rapporto col pubblico, insomma, con il mio pubblico. E siccome ho avuto sempre un rapporto felicissimo, molto intenso, allora lì mi piaccio e sono completamente, in quel momento sono completamente senza problemi, non penso a nient'altro che a quello che sto facendo, insomma, la musica e la gente che sta lì, e che sta lì per me, io sto lì per loro, è un momento proprio bellissimo, quello mi piace molto, e poi chiaramente quello è il mio momento pubblico, insomma, mi piace quello lì più di tutti. E cos'è che non ti piace di te? Non riesco, non riesco mai a dire delle belle bugie, ecco, questo non mi piace. Cioè, io ti ho detto, prima che iniziassimo a fare questa cosa, guarda che ti dirò un sacco di bugie, invece poi alla fine non è vero, non te ne ho detto manco una fino adesso. Mi faccio sempre fare scema dalle situazioni, forse. Se tu dovessi definirla, come la definiresti? Lei? Io la definisco una persona abbastanza misteriosa per me, insomma, non è una persona che si espone molto, ecco. Io sono una che si espone molto, lei è una che non si espone, quindi è misteriosa probabilmente per me, non so bene quali siano i suoi sentimenti, anche se poi a guardar bene si può vedere quando uno fa una giornata più o meno nera, insomma, questo sì. O quando un po' incazzata, questo lo vedo, però di qui a dire che, per esempio, ecco, lei non è una che mi ha mai fatto delle grandi confidenze, non è una incline alle confidenze, cioè come se per lei le confidenze fossero una cosa, avessero un qualcosa di come posso dire,
di sconcio quasi, di... non riesco a trovare il termine, insomma, però mi sembra che sia chiaro. Per me la confidenza è un normale modo di comunicazione con gli altri. Veramente, io non credo molto nel valore delle parole, soprattutto per chi fa una cosa come quella che faccio io, che è cantare, che è fare della musica. Allora bisogna sempre cercare di demandare alle proprie, ai fatti, e quindi nel mio caso alla musica, alla voce, alle canzoni, tutto quello che si vuole dire. Se uno non riesce a dire tutto attraverso le proprie opere, vuol dire che non sono opere perfette o comunque che non sono sufficienti. Vaga cerca qualcuno che la vada a fare tanta nottata da passare. Senti, tutte e due lavorate con la voce. Non ti sembra curioso? Cosa ti fa pensare questa cosa? Ma io veramente non lavoro con la voce, lavoro anche con la voce, ma lavoro col corpo, lavoro con gli occhi molto, lavoro con il viso. In realtà il mio punto di forza, espressivamente, mi sembra, forse mi sbaglio, sono gli occhi, nel senso che punto molto sulla espressività del viso. Infatti preferisco il cinema o la televisione, insomma la macchina da presa, al teatro. Mi sento più nel mio ambiente naturale davanti a una macchina da presa che non sul palcoscenico. Il palcoscenico mi fa sentire dispersa, mi fa sentire non contenuta, inquadrata, insomma. Ho bisogno di sentirmi contenuta. La macchina da presa mi fa sentire, ho bisogno di questa cornice, insomma, ecco, del primo piano, di questo, ne ho molto bisogno. Lei in un certo senso lavora più di me sulla voce, che lavora quasi esclusivamente sulla voce, insomma. Per me non è proprio così. La macchina da presa, hai detto, ma la macchina da presa può mettere a nudo, può scoprire cose anche sgradevoli del tuo viso, per esempio. Sì, però quando si recita è diverso, perché adesso in questa intervista non lo so quello che viene fuori, insomma non so neanche quanto. Io volevo dire una cosa, la volevo dire all'inizio, la dico adesso, cioè io non credo nell'intervista, insomma. Quelle sui giornali proprio meno che mai. In un certo senso, beh, adesso sono io con la macchina da presa, quello che dico, di quello che dico sono completamente responsabile, non ci sono mediazioni, insomma, tra quello che io dico e quello che la gente sente. Però comunque in linea di massima non credo alle interviste, le faccio perché le ritengo un fatto puramente promozionale, insomma. È talmente così difficile già pensare in buona fede quando si è da soli con se stessi, già pensare in buona fede. A maggior ragione essere sinceri davanti a una macchina da presa, in un'intervista con dell'altra gente di fronte, e in più facendo un mestiere come il mio, che è quello dell'attrice, cioè che è un mestiere che è la mistificazione per eccellenza, insomma il virtuosismo della mistificazione, tra l'altro è anche il modo in cui io credo, il modo che mi piace di più di recitare, cioè quello proprio di fingere al massimo cose che sono il più possibile lontane da me. Quindi il mio viso scappa sempre qualcosa, insomma, cioè mi sfugge sempre qualcosa, anche quando recito di me stesso, sarebbe mostruoso se non fosse così. Però io tendo sempre a nascondere i lati che io detesto di me stessa, insomma, quando recito, a meno che non ci sia un personaggio che proprio è talmente simile a me che mi ci butto senza pudore, insomma. Tere, ti secca molto parlare di te e tua sorella? In questi anni ti è stato mai chiesto di fare qualcosa di simile? No, di parlare di me e di mia sorella non le è mai stato mai chiesto. Oppure qualche volta l'ho fatto, insomma, sai, parlando con la gente, facendo delle interviste, va a finire che uno parla di certi fatti che ti riguardano e quindi anche del rapporto con le persone di famiglia. Lavoreresti mai insieme a lei? Può darsi di sì. Sì. Magari non adesso, più in là, però forse sì. Perché non adesso? Perché io penso che è importante che ognuno si costruisca la propria vita da solo. Poi dopo, voglio dire, uno può unirsi, unire le forze e mostrare degli aspetti in più di se stessa. Così, facendo così. Credi di aver talento? Sì. Sì, credo di aver talento, sì. Credo di aver talento.
Penso di sì, al tempo stesso mentre ti dico di sì penso anche di no. Però credo, sì, credo di aver talento. Insomma, credo che siamo anche in un paese in cui in questo campo c'è poca concorrenza, nel senso che non mi sembra di una vitalità molto evidente davanti anche alla macchina da presa, in palcoscenico, di avere una disperazione evidente, di avere delle contraddizioni evidenti, delle ambiguità, tutte queste cose qui messe dentro al lavoro che si fanno generano una certa qualcosa che ti mette un po', voglio dire, al di sopra, diciamo al di fuori della media. E io a me sembra che sono una persona al di fuori della media, proprio artisticamente. Credi di aver talento? Certo. Da quando è che ne sei sicura? Da... Che figura devo fare adesso? Cioè, devo fare la presuntuosa oppure devo fare quella, la modestina che dice ma non lo so, da sempre? Beh, no, qui non si tratta di presunzione, credo che sia importante crederlo. Certo. Sì, è fondamentale, voglio dire, perché se uno crede in se stesso riesce a farsi credere anche dagli altri, se no non c'è verso, insomma, la gente ti becca subito per quello che sei e per l'opinione che tu hai di te stesso. In che cosa ti senti simile a tua sorella? Intanto nella caparbietà a fare certe cose e nel modo di essere volitivo. Anzi, volitiva. E anche nella precisione con cui cerco di fare le cose. Nella precisione, nella pignoleria, nel voler andare fino in fondo. La professionalità? Sì, si può chiamare professionalità, però forse è qualcosa che va anche al di là della professionalità. È qualcosa in più che accresce la propria professionalità. In assoluto, ti piaci? No, assolutamente. Veramente, lo giuro, non mi piace per niente. Proprio mi detesto. Però ti accetti? No. Ah, questi invece sono io che quando scrivo. Guarda, io sempre più a... Guarda, che figlia di puttana. Era buono però di quando ero piccolo, Non è lì. Come ci scongiurarono? Guarda Gianfranco, guarda che classe.